ambiente, però non ci siamo mai, magari mai posti alcune domande, e non ci siamo mai posti la domanda perché non poterli valorizzare. Ecco, questa è la dovuta premessa che dovevo fare. Poi diciamo, io in questo convegno mi sdoppierò, nel senso che diciamo, questo mio primo intervento viene fatto come presidente della Provoco, poi magari farò un intervento un po' più specifico che riguarda l'aspetto geologico, quindi intervengo come geologo. A questo punto passo la parola per i saluti preliminari al padrone di casa, quindi al dottor Salvatore Pagliuca. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io sono veramente lieto di avere qui questo convegno oggi. Il museo è aperto proprio a tutte le iniziative culturali to cool, e quindi abbiamo dato con un vero piacere l'autorizzazione alla manifestazione. E d'altra parte il tipo di argomento trattato mi coinvolge direttamente, poiché negli anni 90 mi sono battuto con tutte le mie forze per la realizzazione di un parco delle Ripe. Ahimè, questo progetto, per motivi legati alle istituzioni locali, alle situazioni contingenti, non ha avuto una grande risposta. Si è realizzato un recupero parziale della strada con molti chiaroscuri anche per l'aspetto del restauro, però dico, questo convegno mi rende veramente felice perché mi dà la possibilità, anche per quello che sarà il mio intervento, poi di esplicitare gli aspetti storico-culturali di importanza di questa strada. Io saluto tutti gli ospiti e quindi finisco qui e riprenderò il discorso storico-culturale di un secondo momento. Quindi sono veramente contento di questa ripresa di un discorso che in qualche maniera aveva avuto origine negli anni 90. E passo la parola allora alla relatrice di Venga. Buongiorno, sono una geologa, mi chiamo Elisa Faranga, e volevo ringraziare anche io prima di tutto il collega Salvatore Oliveto, che è un geologo anche lui, per aver organizzato questo bellissimo convegno. E poi ovviamente tutti gli ospiti oggi qui di Muro Lucano, che oltretutto è un paese veramente molto molto bello. E niente, io mi sono presa la briga, di chiedere alla Società Geologica Italiana di fare avere il patrocinio questo convegno, perché la Società Geologica Italiana, il tema del geoturismo è un tema fondamentale, è nato un po' qualche anno fa, prima di tutto è nato da un collega ligure, un geologo che ha incentrato tutta la sua vita sul geoturismo. Lui ci vive, ci lavora, organizza dei corsi di formazione, quindi il geoturismo può essere visto anche come un'alternativa alla crisi, ed è stato preso come esempio dalla Società Geologica Italiana. Poi 3 anni fa a Barile stesso io avevo organizzato anche un convegno sul geoturismo, e poi è stato organizzato in Sicilia al Parco delle Madonie un convegno nazionale, e quindi la Società Geologica Italiana è stata felicissima di aver dato il patrocinio a questo convegno. E pensate che è una delle più antiche associazioni scientifiche nel settore delle scienze della Terra, ed è stata fondata nel 1881 proprio in funzione del secondo congresso mondiale di geologia, e poi fu eletto ente morale nel 1885.
è composta da diverse sezioni. La sezione Giovani Geologi è nata di recente, nel 2004, e coinvolge un po' tutti i giovani geologi professionisti. Quest'anno abbiamo deciso anche con il direttivo nazionale di aumentare l'età dei giovani da 38 ai 40 anni. E comprende anche appassionati di scienze della terra e della geologia. Quindi si pone come scopo quello di promuovere tutte le attività che vengono fornite dai vari geologi professionisti. La geologia di per sé è una disciplina scientifica, mentre il turismo è un'attività più ludica. Però perché non associare il turismo alla scienza, al turismo, ovviamente cercando anche di far comprendere a tutti quanti, perché diciamo che la geologia è sempre stata un po' una scienza di nicchia, no? Quindi per far capire, cioè prima di tutto un geosito, che è un sito di interesse, può essere di interesse geomorfologico, di interesse idrogeologico, prima di tutto deve essere del cittadino, prima di essere di uno scienziato, quindi prima di tutto deve arrivare a tutti quanti il perché. E poi associare al geosito anche tutto l'interesse archeologico e l'interesse storico. E quindi è un po' quello che la Società Geologica Italiana sta cercando di promuovere, e ovviamente cercando anche di coinvolgere le amministrazioni e i locali, perché un geosito può essere una risorsa, può diventare una risorsa per tutti quanti, quindi può aumentare anche, può essere anche una risorsa per l'economia locale. Io sono curiosissima, oltretutto abbiamo visto da lontano, quindi sono curiosa di ascoltare questo convegno, e niente, ringrazio tutti e oltretutto porto anche i saluti del Presidente della Società Geologica Italiana, che è una professoressa dell'Università di Palermo, siciliana, giovanissima, è una donna oltretutto, che porta i saluti e quindi cerca di promuovere un po' l'attività dei giovani geologi. E oltretutto adesso stiamo organizzando, poi faremo sapere, un convegno a Roma che tratterà, convegno nazionale che tratterà della geologia urbana, quindi è sempre incentrata sul geoturismo. Vabbè, vi ringrazio tutti e lascio la parola agli altri. Allora, prima di entrare nel vivo, diciamo, del convegno, una informazione di servizio semplicemente. Allora, dopo il convegno è previsto un piccolo buffet e successivamente una passeggiata nelle ripe, quindi chi vuole può, diciamo, venire con noi a questa breve passeggiata che faremo qui nelle ripe, che si vedono anche, diciamo, da qui su. Vi invito semplicemente per una questione, diciamo, di ordine, per chi vuole poi venire a segnare il proprio nome sul foglio che abbiamo messo lì sul banchetto, in modo tale che, diciamo, per una questione semplicemente organizzativa e di ordine. Allora, a questo punto passo la parola al professor Mario Bentivenga, che ci parlerà della geoconservazione e valorizzazione del patrimonio geologico della Basilicata. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, in particolare a Salvatore Olivito, che io mi muovo sempre con molto piacere quando poi i protagonisti di queste sono i nostri bravi allievi dell'Università della Basilicata in particolare, quindi ne vedo diversi, e quindi grazie al padrone di casa. Cominciamo la nostra relazione. Io mi presento come università, ma anche come referente della SIGEA, che tutto quello che diceva la collega facciamo noi da anni oramai. Mi piacerebbe creare una sinergia anche con la Società Geologica Italiana, di cui io sono da anni iscritto, quindi divulgazione di geositi che poi vengono studiati, vediamo un po' come. Questa è un'immagine ancora di Brindisi di Montagna,
c'è una piega, e poi sullo sfondo si vedono le Dolomiti Lucane, che già di per sé sono già geositi nell'elenco nazionale. Allora, intanto cominciamo a dare dei concetti, la geodiversità. Molto spesso si parla di biodiversità, no? La diversità delle piante in un territorio, non si parla mai di geodiversità, ma vi assicuro che la geodiversità è alla base della biodiversità, perché se ci sono rocce diverse in un territorio, si sviluppano, si creano, si evolvono suoli diversi, e dove attecchiscono essenze vegetali diverse. Quindi prima, alla base di tutto, c'è la geodiversità. Se noi pensiamo a Muro Lucano, dove affiorano prevalentemente i calcari danno vita alle cosiddette terre rosse, e alle terre rosse sui suoli, no? Di quella natura si attecchiscono una vegetazione, non un'altra. Quindi parlare di geodiversità è alla base di tutto. Questa è un'immagine del Sasso di Sant'Angelo alle Fratte, costruita alla base di una grande frana. Quindi la geodiversità è la varietà del substrato roccioso in un'area e delle forme dei processi in ambito geologico, geomorfologico e anche pedologico, come vi dicevo, appunto riferita ai suoli. Questa è un'immagine del Sauro, dove ci sono dei calanghi e sullo sfondo si vede guardie verticali. Il patrimonio geologico. Io oramai sono decenni che mi occupo dello studio del patrimonio geologico, che cos'è? Un insieme dei luoghi e delle singolarità dove si possono osservare importanti fenomeni geologici, testimonianze della storia e dell'evoluzione, sia geologico, se dico geologico in senso generale, poi là è specificato geologico e geologico ogni volta. Qui vediamo le merlitte dei giganti nei pressi di Savoia di Lucania. E andiamo a definire intanto invece il geosito, che è stato definito per la prima volta da quello che per primo ha parlato di patrimonio geologico nel mondo, che è stato Wimbledon, che è stato anche da noi nel convegno che realizzammo nel 2010 a Sasso di Castello, convegno nazionale, è stato nostro ospite. Un geosito è una località, un'area o un territorio, ci sono dei geositi puntuali, dei geositi areali, lineari, quello che vogliamo, in cui è possibile definire un interesse geologico a cui si deve associare una conservazione, altrimenti quel geosito può perdersi, e quindi una testimonianza che si può perdere, testimonianza geologica. E uno dei geositi che sicuramente tutti conosciamo sono i sassi di Matera. I sassi di Matera interagiscono con la roccia, perché si sono andati a posizionare lì ai sassi di Matera, hanno scavato, perché lì c'è quello che loro chiamano volgarmente tufo, che non è tufo ma è calcare mite, e però vedete, seguono un orizzonte perfetto fino a qui, dopodiché non scavano più sotto. Perché? Perché sotto c'è la roccia dura, no? Il calcare, come voi siete abituati a vederlo qua a Muro Lucano, quindi loro scavavano dove ci sono le calcare mite, quelle che loro appunto adesso hanno fatto una scuola di scultura, non so se l'avete sentita, dove modellano il tufo, quindi questa roccia molto facile da modellare. E geositi quindi sono luoghi di grande interesse, abbiamo detto, geologico, e per fortuna in Italia c'è stata anche una certa sensibilità legislativa rispetto a questo. C'è il codice urbano, il DL 42 del 2004, che li paragona a delle bellezze museali. Va bene? Dice che i musei, cioè, non sono di interesse culturale questi geositi, quindi dobbiamo conservare, questa parola nel mio intervento si ripeterà diverse volte, e quindi questa legge ha segnato una svolta su queste problematiche. Questa è, vedete, una grande piega, una piega parassita che chiamiamo noi, nei pressi della Val d'Aire, quindi in particolare di Monte Volturino. Qui è andata un po' sopra. Quindi il patrimonio geologico, però, cosa va fatto? Non è che io dico che quello è geosito,
Noi ne abbiamo parlato oramai, sono un anno che parliamo di come conservatore fare, come proporre questo geosito di Muro Lucane, che io ho spinto Salvatore, vedete quando ne abbiamo parlato, fallo perché è molto bello, è molto importante, e vanno studiati però, ma non da uno qualsiasi. Vanno studiate, perché se noi proponiamo qualcosa di sbagliato roviniamo le generazioni. Questo io mi batto da anni a parlare per esempio delle guide. Le guide non devono essere così, andare sul territorio, devono essere preparate a fare questo, altrimenti fanno dei danni, no? Allora cosa si fa? Si studia, si tutela e si valorizza. Io non mi riferisco quando fanno questa a casi particolari, ma in genere. Questo per esempio è il geosito di Pietra Pertosa, ma scusate, ma è un qualcosa che a noi ci invidiano. Io quando vengono i miei amici anche dall'Europa, io li porto qui, rimangono a bocca aperta. Quindi noi in Basilicata abbiamo una geodiversità eccezionale, che ci invidiano un po' tutti, perché abbiamo tutto, è un laboratorio geologico eccezionale. Le università, sia ultimamente da Potsdam, da Berlino, sono venuti in Basilicata in escursione, ma da tutta Italia vengono in escursione Basilicata, perché in un fazzoletto di terra trovano tutte le caratteristiche geologiche che non trovano in altre zone. Quindi lo studio del geologico, guarda, questo è Craco, questo è Lago Sirino, chi si occupa? O fino adesso, spero che adesso poi ne parlerò anche con la collega per avere una sinergia su questi studi. Adesso attualmente se ne occupa, come istituzionalmente, l'ISPRA. C'è una sezione dell'ISPRA che si occupa dei geositi, li cataloga, li registra, ci sono delle schede che poi vi farò vedere per registrare. Poi c'è la SIGEA che da anni si occupa di geologia, ultimamente è uscito un libro di geologia urbana su Roma, no? E quindi c'è una collega molto brava, Fabri, che ha fatto questo libro insieme ad altri. Poi c'è la Progea dell'Europeo, di cui io sono il referente in Italia, e questo è, diciamo, dal punto di vista scientifico, e l'ISPRA dal punto di vista sia scientifico, perché ci sono dei colleghi molto bravi, che istituzionali. Ma prima di studiare dobbiamo sapere dove sono, quale prendo, perché non è che io, ecco, immaginiamo un po' un buon campanilismo che è un nostro limite tutto italiano, no? Dici, no, nel mio paese ci sono mille, allora c'è una pietra, no, la facciamo diventare giusto. No, ci deve essere un'oggettività di bellezza di un'area, e quindi capire, sapere quali hanno una certa importanza geologica, altrimenti se c'è una roccia qualsiasi, vabbè, sono qua, c'è dappertutto, è inutile. Questo è un esempio nella Valle del Sinni, e la realizzazione, poi la localizzazione su carta, vi dirò perché, di tutti i geositi che vado a rilevare. Questa è la scheda che c'ha l'ISPRA. L'ISPRA dice: datemi tutte le indicazioni per capire dov'è questo geosito, quali caratteristiche ha, e anche classificarlo. Io come geologo proponendo, che sia, non sono un geologo, posso proporre un geosito e posso dire però che è a livello internazionale, ma poi c'è una commissione dell'ISPRA che mi dice no, guarda che questo è a livello locale, al massimo a livello regionale, quindi c'è una vagliatura delle caratteristiche, e quindi ci sono tutte le caratteristiche riportate in queste schede dell'ISPRA. Adesso vi faccio degli esempi. Salvatore, gli ho chiesto la cortesia di chiamarmi gli ultimi 5 minuti, se no non mi faccio prendere, poi vado in tedio. Capo Maggiore Vecchio, ho portato degli esempi che forse qualcuno di voi non conosce. Campo Maggiore Vecchio è una situazione bellissima, e vi spiegherò anche perché ho visto interesse anche architettonico. Campo Maggiore è un paese che si trova lungo la sponda sinistra del Basento, di fronte, diciamo così, alle Dolomiti Lucane, no? Dall'altro versante circa. E cosa si fa quando si studia un geosito? Si fa la carta geologica, si va in campagna, si fanno giornate e giornate di campagna per capire quale terreni affiorano in quell'area, che caratteristiche ha, come sono disposti geometricamente lungo il versante. E poi qui l'abbiamo fatto in maniera particolare proprio perché qui c'è il vecchio paese di Campo Maggiore, mentre poi il nuovo si è trasferito qua. Questo oramai è disabitato. Perché? Perché ci fu una frana nel 1888, ci fu una frana il 9 febbraio, la notte tra il 9 e il 10 febbraio, una riattivazione di una frana. Ma perché il paese l'avevano fatto là? L'avevano fatto lì perché i Rendina, uno dei Rendina, del signorotto del posto,
che studiava a Siena e che non voleva vedere, parlarne oggi di queste cose sembra quasi fuori luogo, ma non voleva vedere i suoi abitanti, gli abitanti del suo paesino, costretti ad abitare in case molto, molto, tutte stavano male, no? Nelle proprie abitazioni, decise di costruire il paese. Ricostruire il paese perché? Perché lui aveva conosciuto Giovanni Patturelli, un architetto durante gli studi a Siena, che era allievo di Vanvitelli, e disse di realizzare il proprio paese. E dove? C'era una piana, va bene? C'era una piana con a monte, c'era una piccola palude e una sorgente, e decisero di costruirla lì perché per caduta l'acqua serviva a tutto il paese. Il paese, se andate ancora adesso a vederlo, e ve lo consiglio, è tutto costruito con i filari a tutti 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Vedete che in una frana, ecco. Questa frana, cioè loro però non sapevano che stavano costruendo il paese su un terrazzo che si chiama terrazzo di frana. E quella è una sorgente che noi chiamiamo sorgente di frana, per affioramento, perché si aveva la frana. E quindi cosa è successo? Si è riattivata questa frana e ha creato una rotazione di queste case e di questa l'effetto si vede poi soprattutto al campanile, che c'ha questo sviluppo verticale, quindi è ruotato, è tutto ruotato verso monte, vi farò vedere. Ecco, vedete come si presenta, tutto a 90 gradi le stradine, no? Ci sono i vari nuclei. Questa è la casa baronale. E questo è la chiesa del Carmine, che è stata sempre costruita a una particolare scala all'interno del campanile, e vedete quanto dista dalla verticale questo. Quindi tutto è ruotato verso monte, da questa parte da monte. Questo è il palazzo baronale, adesso lo stanno riprendendo perché hanno avuto dei fondi europei, quindi. Questo qua è una pianta, perché i Rettina erano anche dei botanici molto, molto bravi, e quindi questo si chiama... No, questa è Avelina, no. Vabbè, adesso dopo... Sì, no, ma è un nano, è un... No, adesso mi viene quello. Allora, questo è di nuovo il palazzo baronale, e questa è, si vede ancora meglio il campanile nel proprio insieme. Ancora il palazzo baronale, che pure sta deviato, e poi ancora la chiesa. Ecco, questo c'è il casino della contessa, sembra di questi signorotti, che sta un po' sopra il paese, d'estate si trasferivano qui, e c'è questa particolarità sempre dell'architetto Patturelli, che ha realizzato questa scala esterna molto bella con un rosone, vedete, nella parte alta, quindi ci sono degli spunti architettonici molto belli. Questo l'ho portato, anche se è sgranato questa un po' la fotografia, perché Campomaggiore era anche interessata, diciamo, aveva un interesse forte dal punto di vista agricolo, tanto che producevano vino e olio. Queste sono le vecchie macine per l'olio, ed erano dei grandi produttori. Addirittura poi, ecco, vedete, sta sempre l'aspetto legato alla geologia, siccome lì affiora quello che noi chiamiamo il fish numidico, che è una roccia ricca di quarzo, ricavavano addirittura il vetro, però non riuscivano a avere un vetro trasparente, però lo utilizzavano per fare cose, per conservare il vino, proprio perché il vino ha bisogno di stare in bottiglie non trasparenti, per non perdere le proprie caratteristiche. Oh, adesso ho voluto portare, forse qualche telefono che fa interferenza, e ho voluto portare un altro esempio tra interazione di infrastrutture, come il caso della diga per esempio di Muro Lucano, e la messa in evidenza di alcuni aspetti geologici presenti. Il ponte di Lago Negro, il ponte della ferrovia della Calabro Lucano, non so se qualcuno di voi la conosce, di interesse geologico, geomorfologico, ma anche didattico, noi portiamo in escursioni i ragazzi per far vedere, è escursionistico.
Si trova, Lago Negro lo sappiamo, lungo la A3, abbiamo fatto sempre uno studio geologico, vedete questa situazione, sezione geologica, dove qui abbiamo un masso di calcare organogeno della Montefacite, come chiamiamo noi geologi, e qui abbiamo le Dolomie, e questo ponte collega questi due aspetti, il torrente Serra si chiama, quello che attraversa, Vallone della Serra. Ma cosa è successo? Questo è un ponte, ecco, questo abbiamo fatto un aspetto geologico, prima e dopo, vedete qui si è spezzato il ponte, perché si è riattivata un grande movimento gravitativo profondo, vi dico perché, è scivolato questo masso calcareo, è scivolato sul materiale argilloso della Montefacite peroterrigena. E cosa è successo? Andiamo a vedere, questo è un ponte che è alto 60 metri, ha una lunghezza di circa di 260 metri e una lunghezza di circa 200 metri. È stato, la costruzione è iniziata nel 1915, vedete, però in esercizio è andato nel ottobre del 1929, però è riuscita a resistere fino al 52. Quindi questo è un ponte misto, si dice, perché abbiamo le parti, i piloni che sono stati costruiti a pietrame, e poi dei francesi, perché le maestranze italiane non riuscivano a fare questi archi in cemento armato, delle maestranze francesi sono venute per costruire il resto. E durante la costruzione, questa alla fine della costruzione, e però cosa è successo? È successo che adesso abbiamo questa situazione. Cioè, vedete che il ponte, questa parte qui ha spinto, si è mossa, si è ruotata, creando un dislivello, quindi non è più utilizzabile, però è un esempio, cioè, questo ha messo in evidenza un aspetto geologico e geomorfologico, cioè quello che si chiama deformazione gravitativa profonda, un grande movimento di scivolamento appunto di quel calcare che abbiamo visto sopra. Vedete come tutto si è rotto, c'è un dislivello di circa 1,20 m oramai nella sede della strada ferrata. E quindi, ecco, vedete, adesso l'immagine, adesso non si può andare più, tutto recintato, però questo siamo riusciti a fare queste fotografie. Dopodiché, un altro aspetto molto importante che è collegato sempre alle infrastrutture è quello che noi abbiamo studiato alla frana di Pietramaura a Marsico Nuovo, dove c'è alla base di questa frana, cosa c'è? C'è una diga. L'ho voluto portare proprio perché ci sono delle similitudini, per certi versi, la diga che ha voluto Nitti è un po' diversa, la storia, però qui a Muro Lucano. E cosa abbiamo visto? Già negli anni, a fine anni 80, io mi accorsi che c'era una frana, c'era un qualcosa, proprio si vedeva dalle foto aeree, una grande frana che andava a finire verso Marsico Nuovo. Vedete, questa è la diga, questo è il paese che poi si sviluppa sotto, e questa è una grande frana, qui nasce l'Agri, il fiume Agri. Arriva qui, cosa fa? Viene deviato e poi riprende la parte dritta. Quindi questa grande frana di 4,5 km scende giù verso la parte iniziale, il tratto iniziale dell'Agri e lo devia. Bene, negli anni 80 cosa si è deciso? Si è deciso, queste sono le sezioni geologiche che si fanno, non vi tedio su queste cose, vedete la successione dei terreni che noi abbiamo in quel territorio, e si è deciso di fare questa diga. La diga in terra non è come quella di Muro Lucano, è una diga in terra, quella di Muro Lucano si può paragonare a quella di Pietra del Pertusillo. E dice, vabbè, cosa può succedere? Quantomeno nel tempo, per esempio, può aumentare l'interrimento della diga, perché questo materiale che è stato rimosso dalla frana è più facilmente erodibile. Quindi non pensiamo a cose strane, perché questi terreni, questi tipi di frana non si muovono in maniera, voglio dire, non come in Baiolo, per fortuna nostra, ma si muovono lentamente. Ma cosa significa? Che va a diminuire il livello utile della diga se c'è un maggiore interrimento, no? E quindi va a diminuire le proprie caratteristiche della diga stessa, che è un'opera speciale, un'opera che costa tantissimo, va bene? E quindi si crea un po', diciamo, delle situazioni un po' particolari. Quindi l'abbiamo studiata, abbiamo verificato i limiti,
e opere di sistemazione. Opere di sistemazione sono state fatte solo da questo lato e dall'altro, ma nella zona di alimentazione della frana continuano ad esserci delle colate. C'è molta similitudine poi con la geologia, per alcuni aspetti si capisce perché si sono sulla, la frana si è sviluppata in un modo e non un'altra. Ecco, questa è stata studiata in dettaglio e poi sono stati fatti profili geomorfologici. Ecco, vedete, abbiamo fatto una ricostruzione dal 1955 tramite foto aeree e 93 al 2003 all'attuale, e abbiamo visto cose, quello che si attivava, vedete, era dal 1955 al 93 aveva subito delle variazioni, queste parti scure sono quelle che sono riattivate in questo lasso di tempo. Dopodiché c'è stata una riattivazione continuata di questa riattivazione fino al 2003 e sembra che adesso si stia stabilizzando, anche se questa strada provinciale che percorre la frana continua ad avere dei problemi. E ecco un'immagine che vi volevo riportare, vedete, questa è la frana che va a finire nella diga, e quando il livello dell'acqua doveva, perché adesso è bloccata, sapete che c'è una ordinanza del prefetto che non può essere attivata la diga, quindi noi quei soldi li ho persi. Questa, quando arriva al massimo, questa parte di frana sarebbe sepolta dall'acqua. Quindi capite i problemi, ripeto, non dobbiamo immaginare questo disastro, ma una riduzione costante del volume utile della diga, questo sicuramente. E ecco, questa è l'immagine, questa è la frana. E questa è la diga adesso, perché quando arriva a un certo livello loro per forza la devono svuotare perché c'è questa ordinanza preventizia. Questo è il Monte Lama, questa è Serra di Calvello, per capirci. Ecco un'immagine ancora, vedete la frana che scende qua e che devia il corso dell'Agri, e questa è la diga, vedete come si ha in questi giorni una pozzanghera vera e propria. E tutto è stato pubblicato su una rivista internazionale. Dopodiché, Salvatore, posso andare o se Vitellio vi fermate. Un altro esempio molto bello di geosito, per quanto mi riguarda questo di parte, sono i calanchi di Ariane, che vi invito a visitare. L'altro giorno sono andato per motivi di lavoro e sono molto interessanti. Sono i calanchi si sviluppano solo ed esclusivamente sulle argille. Qui siamo nel bacino di Sant'Arcangelo, dove i geologi lo chiamiamo così, dove affiorano delle argille che sono disposte a reggipoggio da questo punto di vista, e si sviluppano queste calanchi con delle forme molto belle. Vedete dove questa è la zona dove si formano i calanchi, e delle forme, vedete, molto belle. Queste sono le biancane, forme arrotondate, vedete, che molto spesso hanno un ciuffo di questi, queste piante che si chiamano lentiscus, pistacea lentiscus, no? E che sono tipiche della macchia mediterranea, in particolare dei calanchi. E quindi si hanno una serie di morfologie molto belle da vedere. In alcuni casi addirittura sono state fatte delle riserve regionali, come a Montalbano Ionico, sui calanchi. Ecco, vi riporto queste sono tutte biancane che hanno questo ciuffo che fa da ombrello alla biancana, che si forma proprio perché questo ciuffo di vegetazione fa sì che la pioggia battente, quello che noi chiamiamo rain splash, cioè l'effetto della pioggia battente, non erode la parte sottostante d'argilla e quindi la protegge, e si formano queste biancane. Biancane viene, il nome viene dai contadini del Senese, dove le vedevano d'estate quando c'era una trasudazione salina, cioè queste argille si sono formate in mare profondo. Quindi quando è d'estate risale per capillarità l'acqua va via per evaporazione, i sali che trasportano si forma questa patina bianca, quasi come una muffa la consistenza, e i contadini senesi la chiamavano biancare, quindi da qui il nome. Ecco, varie immagini, piping, ci sono dei percorsi anche sotterranei che si formano, che si chiamano piping. E questi sono dei fossi calanchivi. Ecco, vedete quello che vi dicevo, questa è una biancana con questo ciuffo di lentisco, qui anche famoso Ariano, sapete benissimo perché è stato ospite, diciamo così, forzato dalla parte iniziale, Carlo Levi, dove parlava di questo biancore delle argille nel libro di Cristo si è fermato a Lepoli, quindi si è famoso anche per questo.
Ecco, questo è il fosso del Bersaglio che più volte viene nominato nel libro di Carlo Levi, e questo è un crinale, un disfluvio a lama di coltello che proprio nel fosso del Bersaglio, che in questi giorni ha subito variazioni morfologiche pazzesche legate proprio alle piogge che ci sono state. Ecco, questa è una biancana abitata, sono andato giovedì da queste parti e l'ho voluta fotografare perché c'aveva un effetto, però era un po' buio, quindi c'è la casetta qui, addirittura hanno creato una stalla all'interno di questa grande biancana. La tutela del patrimonio deve essere tutelato, non è che dobbiamo lasciarlo in balia. Da che cosa? La gestione, per esempio, può essere fatta da enti, la tutela da persone di enti territoriali o dei parchi, no? Di qualsiasi ente, e da forze dell'ordine devono tutelare questi siti. La geoconservazione. La geoconservazione è molto importante, vi ripeto, questa parola oramai geoconservazione sta diventando proprio una scienza particolare. Cioè, cosa si fa per proteggere questi luoghi? Allora sì, per esempio ci sono i geoparchi, no? Come il parco del Cilento è diventato un geoparco a livello europeo per proteggere queste aree, o un parco nazionale, un parco regionale, qualsiasi, deve essere finalizzata alla tutela di questo patrimonio geologico. Ecco, uno di questi patrimoni che noi abbiamo, non so se lo conoscete, è queste bisticci. Questo è il rione di Rubbo, è un rione costruito su un terrazzo di frana. Questa è la scarpata della frana, questa è terra vecchia, questo è San Rocco, e su questa scarpata di frana, per fortuna stabilizzata naturalmente sotto, si è creato questo bellissimo rione di Rubbo, appunto con queste casette a schiera tutto bianche, al massimo di 30 metri di base, di area, che si chiamano le Langhe, no? Ed è tra le 100 meraviglie dell'Italia da salvaguardare, quindi dal Ministero dei Beni Ambientali. Ci vuole anche il monitoraggio, no? Quindi le regioni devono fare questa opera di monitoraggio di questi beni che ci sono sul territorio. Un'altra parola molto importante che io ci tengo molto, sono stato il primo a parlare, ma non per merito, ve lo dico, però la consapevolezza. Voi di Muro Lucano dovete avere la consapevolezza che sul vostro territorio c'è un importante geosito, altrimenti non lo rispettiamo nemmeno noi, no? Quindi essere consapevoli che dobbiamo essere diciamo quelli che per primo fanno geoconservazione e che nel territorio agiscono in modo che questo non ci sia una distruzione di quello che noi abbiamo, perché sarebbe un impoverimento del nostro territorio. Ecco, la valorizzazione poi c'è anche. Qui siamo a Sasso di Castalda, questi sono tutti stranieri che nel convegno fatto a Bari nel 2012 sulla patrimonio geologico e sulla condivisione del patrimonio geologico era prevista un'escursione, e da Bari sono venuti con noi in Basilicata e li abbiamo portati in questi posti bellissimi. Quindi cosa portano? Gli alberghi ci guadagnano, qui c'è un borgo albergo a Sasso di Castalda dove vanno le persone, stanno benissimo, quindi tutti stranieri, la maggior parte erano dell'Europa del Nord, ma molti erano della Russia, molti brasiliani, adesso economicamente loro stanno bene, quindi si riescono a muovere, e molti del Portogallo. Esempi di valorizzazione, per esempio questi sempre a Sasso di Castalda, e siamo andati anche con lo stesso gruppo, siamo stati a Craco, no? Sempre Sasso di Castalda, per esempio è stato ripristinato in parte il castello di Laurenzana, dove fanno delle manifestazioni durante l'estate e attirano attenzione da parte di chi? Dei turisti. E abbiamo creato, noi dell'Università della Basilicata, il percorso geologico a Sasso di Castalda, che ha avuto un grande successo, ci sono parecchi visitatori. Ecco, questo è stato fatto un pieghevole, vedete, ve lo faccio scorrere velocemente, dove ci sono 15 stop lungo il castello, è stata fatta l'inaugurazione con il professore Scandone, che è uno grande personaggio della geologia a livello nazionale, non solo, e sono stati messi ogni sito, ci sono dei campioni, delle nicchie, vedete, per spiegare quello che chiunque va riesce a vedere. Questa è una piega, vedete, con questa chiesetta che sta qui,
Nel futuro cosa si vuole fare, per esempio, a Sassi Caffa? Si vuole realizzare il sentiero Frassati e realizzare il museo geologico di Rocco Petrù. Ma chi è questo Rocco Petrù? Lo conoscete? Ecco. Ma i giovani forse non lo conoscono, ma l'ingegnere Rocco Petrone, figlio di un emigrato, di emigrati di Sasso di Castate, di cui ne parla, per esempio, l'ha conosciuto Piero Angela, che ne parla sempre in televisione, è stato un grande personaggio. È stato, vedete, qua, il suo curriculum proprio in due pillole, cioè, ma già basta questo. Però. È stato direttore dell'operazione di lancio del Kennedy Space Center della NASA, direttore dell'intero programma Apollo e così via. Quindi noi abbiamo chiesto al figlio, lui non è più vivente, per sfortuna nostra, di avere, farci avere dalla NASA un pezzettino di materiale lunare per metterlo nel museo, e quindi il sindaco ha fatto richiesta per fare un museo delle rocce. Quindi ci sono tante cose, però ci vuole anche una legge regionale ad hoc per proteggere. Io invano l'ho presentata, io l'ordine a firma mia, fatta io questa legge, e l'ho presentato alla regione Basilicata, ma nell'ultima, quella che è finita la legislatura, non sono riuscito a portarla in commissione, non so perché, però è un dato di fatto, non voglio parlare di questo. Quindi però ci vuole, e questo le hanno fatte già le altre regioni, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Puglia ultima, ma anche la Calabria ha fatto qualcosa che per adesso sta prendendo piede. Io volevo essere almeno uno tra i primi quattro, ma purtroppo non sono riuscito. E altri invece hanno altre situazioni che tutelano, altre leggi regionali che tutelano questi geositi, ma diciamo in linea di massima. Perché ci vuole questo? Beh, per esempio abbiamo parlato di mettere tutti i geositi su una carta geologica, su una carta per posizionarli, perché serve anche a pianificare il territorio. Se io devo fare una strada, devo attraversare un geosito, beh, se riesco a spostare la strada salvo il geosito. Ma molto spesso cosa succede attualmente in Italia? Che io faccio la strada, faccio il progetto, non è colpa di nessuno, né dell'ingegnere, né... ma non sanno che c'è un geosito e quindi lo distruggono inconsapevolmente. Va bene? Quindi questo potrebbe servire ad evitare tutte queste cose. Oh, io ho finito con questa bella immagine che ho trovato l'altro giorno in campagna, giovedì, tra il torrente Vella, tra Pistisci e Ferrandina, è una, è tutto naturale logicamente, è un crinale dove c'era dell'acqua, poi l'acqua si è abbassata e ha creato questa forma a albero di Natale. Io ci ho messo poi, sai, il fanatismo dei geologi, il martello sopra, ma comunque così ho finito e vi auguro buon Natale. Ringrazio il professor Bentivenga per questa carrellata, diciamo, sui geositi della regione Basilicata. Adesso entriamo un attimo più nello specifico del nostro diciamo, territorio più limitato di quello lucano, e quindi dell'ipotesi di geosito che diciamo, vogliamo proporre. Allora, il nostro territorio è caratterizzato particolarmente da forme che, come diceva anche il professore prima, riguardano rocce calcaree. In particolare l'area che vogliamo intendere come geosito è l'area che va dalla parte, diciamo, più a nord, dove c'è il vecchio invaso di Muro Lucano, e si estende verso, diciamo, verso sud, quindi comprende le Ribe. Perché diciamo, vogliamo intendere come geosito quest'area? Oltre perché ha un valore geologico particolare, anche perché ha un valore storico particolare, e in questo caso geologia, o meglio geomorfologia e storia si concatenano. Dove ci troviamo? Ci troviamo chiaramente nella Basilicata nord-occidentale, questo è il territorio, il confine del territorio di Muro Lucano, e questa è l'area che ho tracciato come diciamo geosito, che
qui abbiamo un'immagine più dettagliata. Un'estensione areale di circa 5 km quadrati, un perimetro di 7 km. Questo è l'abitato di Morlucano, questa qui è la gola, comunemente chiamata anche forra, in gergo tecnico, per via del, diciamo, dell'aspetto molto ripido delle pareti, e questa è l'area dell'invaso di Morlucano, che era colmata, diciamo, inizialmente, poi ce ne parlerà meglio l'architetto Nardiello, era colmata fino a questa zona qua, diciamo. Ci troviamo all'interno del bacino idrografico del fiume Sele, che è questo qui. Per bacino idrografico noi intendiamo un'area delimitata da spartiacque, che sono queste linee bianche, all'interno della quale si ha un drenaggio delle acque verso un'unica direzione, ed in questo caso verso il fiume Sele. Quindi, diciamo, noi le acque che attraversano la nostra forra drenano verso il fiume Sele con questo schema. Il torrente, che viene chiamato torrente San Pietro, ho letto qualcosa sulla, diciamo, su questo nome antico, fino alla diga, e poi prende il nome di torrente Pascone, però attualmente è tracciato sulle carte come torrente Pascone, ha, diciamo, questo percorso e, diciamo, fino ad arrivare al fiume Sele. Voglio sottolineare il fiume Platano, che, diciamo, forma delle gole abbastanza simili nel territorio di Balvano. Ci sono stato quest'estate, magari più grandi, però, diciamo, come processo di formazione è praticamente identico. Vabbè, questi sono i fiumi. Allora, queste sono delle foto aeree dell'area di Morlucano. Il geosito ha un dislivello di circa 200 metri, quindi va da 650 a 450 metri, e praticamente è definito in quest'area. Si parte da qui, che è l'area, diciamo, dell'antico invaso, e poi si entra in questa forma. Magari chi non ha mai visto queste immagini aeree può rimanere stupito dalla particolare, io almeno per me è stato così le prime volte che le vidi, dalla particolare morfologia, la particolare forma incavata della forra rispetto all'ambiente circostante, che è molto più diciamo dolce come morfologia, come forma. Queste sono altre, e questo è deriva anche dalla tipologia di roccia che abbiamo. Queste sono altre foto aeree, ecco, guardate qua, si vede benissimo che diciamo, l'incisione è molto più marcata nella gola, e questo è un motivo per il quale, diciamo, questo geosito ha un aspetto molto, molto particolare anche dal punto di vista scenografico, panoramico, diciamo. Mentre le aree dove abbiamo altre tipologie rocciose come queste qui hanno una morfologia, una forma più dolce, diciamo. Questa è ancora un'altra diciamo, immagine aerea, antico borgo del Pianello. Ecco, l'aspetto geomorfologico in questo geosito è fondamentale. Per geomorfologia noi intendiamo la forma del paesaggio, perché appunto quello che ho appena detto ha influenza anche la vocazione allo sfruttamento idrico del territorio, che c'è sempre stata negli anni, dai mulini, dei quali poi ci parlerà il dottor Pagliuca, che diciamo sono stati costruiti secoli fa, all'invaso, seppur diciamo con scarsi risultati dal punto di vista poi dello sfruttamento idrico effettivo, per una serie di problematiche riguardanti particolarmente la sponda calcarea dell'invaso, però comunque nel tempo ha mostrato sempre questa vocazione allo sfruttamento dell'energia idrica, che è dovuta chiaramente all'aspetto geomorfologico e geologico del territorio. Ecco, queste sono le rocce che affiorano all'interno del nostro geosito. Questa è l'area delle ripe, si tratta di calcari. Adesso vi spiegherò un po' da dove provengono poi queste rocce, così in linea di massima. Si tratta di calcare formati nel giurassico, quindi stiamo parlando di un arco di tempo, stiamo parlando di 200 milioni di anni fa almeno. Poi abbiamo una
piccola parte a nord del geosito, che è rappresentata da arenari conglomerati miocenici, e siamo su rocce molto più recenti dell'ordine di 20 milioni di anni, qualcosa in meno. Poi c'è l'area lacustre, che alla base ha delle argille che ragionevolmente sono diciamo, al massimo coeve come età alle arenarie o comunque successive. Queste sono è la sponda, diciamo, la parte nord, la sponda nord dell'invaso, che è caratterizzata del vecchio invaso, che è caratterizzata dalla presenza di arenari e microconglomerati, abbiamo detto del Miocene, precisamente l'ambiente tortoniano, quindi 16-7 milioni di anni fa. Sono rocce più recenti rispetto a, ecco, questa è un'altra immagine della sponda, questa è una frattura che si vede ben evidente nella sponda nord del lago. Questa è un'altra immagine sempre delle arenarie della sponda nord del lago. I calcari invece sono più antichi e caratterizzano la quasi totalità del geosito. Ecco perché questo è un geosito che può essere catalogato come un geomorfosito, un geosito con delle caratteristiche geomorfologiche carsiche, poi vi spiegherò che cos'è il carsismo, particolari. Queste sono delle fotografie scattate. Questa qui è una fotografia scattata qui, dove qui c'è il corpo d'Inga, praticamente. Come vedete, questi calcari sono fortemente fratturati. Già si vede, diciamo, così da una prima immagine superficiale, quindi già si può capire quali sono state le problematiche che poi hanno bloccato l'attività del lago. Questa qui invece è un'immagine, una fotografia scattata, diciamo, più assurda. Nelle forre si nota una stratificazione, anche se in questo tipo di calcare la stratificazione è, diciamo, spesso è assente o è molto limitata, e questo è, infatti, è solo un particolare, perché poi il resto della formazione si mostra massiva, compatta. E questa qui è una fotografia dell'invaso come attualmente, quello scattata pochi giorni fa, e come vedete, guarda, questa qui è la sponda nord, quella con le arenarie che vedevamo prima, la sponda calcarea, quella che dava problemi, si trova da quest'altro lato. Ora, per avere un'idea delle rocce, di come si sono formate questi due tipi di rocce che poi fondamentalmente troviamo nel nostro geosito, andiamo un pochino più lontano, diciamo, abbiamo una visione un po' più globale della Terra. Ecco, siamo nel Triassico superiore, 220 milioni di anni fa, la Terra aveva un aspetto simile. Noi ci troviamo più o meno qui, ho messo un cerchio molto molto grande rispetto, per capire. Questa qui è una fotografia aerea delle Bahamas attualmente, di come si presentano attualmente. Ecco, il nostro territorio molto probabilmente nel Triassico, per tutto il Mesozoico, quindi per diversi milioni di anni, si trovava in una condizione del genere, cioè noi avevamo praticamente una situazione, vi faccio vedere, di questo tipo. Cioè, peccato per noi, se fossimo nati nel Mesozoico, noi avevamo delle spiagge di questo tipo. Adesso ci ritroviamo invece questo, che diciamo, preferisci dire quello precedente. Cioè, in pratica, la situazione all'epoca, se noi guardiamo una sezione, una ricostruzione, era di questo tipo. Cioè, noi ci trovavamo su questa parte qui, diciamo. Poi c'era un bacino, che prende il nome di bacino lago Negrese. Questa zona qui era una zona che noi chiamiamo, in geologia chiamiamo di piattaforma campano vulcana, di un mare poco profondo, dove c'era una sedimentazione bianca di calcare, di calcarea, che formava quelle spiagge che vi ho appena fatto vedere. Quindi, diciamo, si formavano sia quella situazione si formava sia da questa parte che da quest'altra parte, proprio come le Bahamas attualmente. Noi abbiamo quelle spiagge bianche alle Bahamas perché si hanno delle condizioni simili. Poi che succede? Succede che man mano diciamo, i movimenti tettonici tendono poi a chiudere questo antico bacino, e quindi quello che c'era prima, questo qui,
si inizia a chiudere, cioè praticamente questa parte qui inizia ad andare al di sopra di questa parte qui, che inizia ad andare al di sopra di quest'altra parte, cioè le rocce che si formavano qua, quindi quei calcari bianchi che noi vediamo, vanno a finire sopra degli altri sedimenti che poi si formavano nella zona, diciamo, che attualmente non è neanche molto distante da qui, cioè, affiorano anche nel comune di Bella depositi, diciamo, di questo antico bacino, del bacino lago Nerese. E questi qui salivano al di sopra di questi qui, che sono invece i calcari della piattaforma Apula, cioè in Puglia, quando andiamo in Puglia noi vediamo tutti quei calcari bianchi, che simili per alcuni versi a quelli che abbiamo noi, proprio perché facevano parte di un'altra piattaforma che si trovava al di là. Quindi la nostra sezione a questo punto diventa qualcosa del genere, diciamo, queste i calcari che si formavano qui vanno a finire sopra i depositi del bacino Lago Negrense, che va a finire al di sopra della Puglia, e quindi si crea, diciamo, nel processo di formazione della catena appenninica si forma qualcosa del genere, quindi si innalzano quelle antiche spiagge che si diagenizzano, cioè si formano dal sedimento, si forma la roccia e si impilano al di sopra di queste altre aree del bacino, e quindi si iniziano a formare le catene montuose, la catena montuosa appenninica, in particolare i rilievi che noi vediamo, quindi quei calcari che noi apprezziamo guardando la forra. Ma che succede? Che comunque nel processo di formazione comunque continuano ad esserci dei piccoli bacini intermedi, che si chiamano in gergo tecnico bacini di Pichibec, che comunque continuano ad avere al di sopra di quei calcari e di altri depositi del bacino Lago Nerese, continuano ad avere una sedimentazione che questa volta viene detta silicoclastica maggiormente, cioè spiagge più normali, più vicine come quella, non so, come da Ponto o quelle con le arenarie, con la sabbia marroncina, tanto per intenderci e non utilizzare termini troppo tecnici. Cioè in pratica era qualcosa del genere, quando si stava formando la catena appenninica qui avevamo dei bacini intermedi che comunque si impostavano al di sopra della catena, cioè avevamo questi bacini che stavano di sopra, che erano un po' di questo tipo, diciamo, un po' diversi rispetto a quelli che avevamo visto prima, e questo ha originato invece queste rocce, le rocce che invece stanno nella parte nord dell'invaso, cioè del geosito, anche dell'invaso, quindi quelle arenarie più giovani che si sono formate successivamente. Cioè qualcosa del genere, questi bacini non si formavano chiaramente solo qui, ma si formavano anche in altre aree. Queste rocce qui probabilmente sono originate da un bacino che viene chiamato bacino irpino e si trovava, diciamo, nell'area più occidentale, mentre queste qui, che sono le Dolomiti Lucane, si formavano in un bacino più all'est. Però i processi di formazione erano molto simili, come potete anche vedere, diciamo, da una similitudine fotografica, poi con le chiaramente con le differenze geologiche del caso, però da una similitudine fotografica anche come livello cromatico abbiamo delle similitudini, ma non solo a livello cromatico. Adesso la situazione è questa: noi ci troviamo qui sulla catena appenninica. Questo qui è la Vanvaese Apulo, che è caratterizzato dalla presenza dei calcari, diciamo, si dispongono in maniera molto più sub-orizzontale, calcari molto simili a quelli che noi abbiamo nell'area di Montana. Questa è una carta che fa vedere, diciamo, un quadro generale, mi piace sempre mostrarlo questa carta qua, perché secondo me è molto rappresentativa, dei paesaggi geologici della Basilicata. Quello in verde è l'area calcarea sulla quale ci troviamo noi, come vedete c'è anche questa che dovrebbe essere gialla, ma è uscita marroncino, forse per problemi, non lo so, di natura tecnica, vabbè, comunque questa è un'area del paesaggio del bacini bioceanici, quindi arenarie, che noi troviamo anche lungo la strada salendo per il paese.
La geodiversità della Basilicata, appunto, come diceva il professore prima, è molto articolata e molto marcata. Se la paragoniamo ad esempio a regioni come la Puglia, che sono quasi omogenee, voglio dire, con le loro bellezze, le loro particolarità naturalmente, però molto omogenee dal punto di vista geologico, la Basilicata invece è molto variegata. Ecco perché inserire il contesto, inserire un geosito come quello di Murlucana all'interno di un contesto del genere è molto importante, perché insomma si inserisce in un contesto abbastanza variegato di situazioni geologiche e anche storico-culturali. Vabbè, una carrellata infine di fotografie dell'area. Questa già l'abbiamo vista prima, queste qui sono delle foto sempre scattate nella parte nord del geosito. Come vedete, anche l'arenaria è abbastanza fratturata, quindi anche la sponda nord, poi chiaramente andrebbero fatte delle analisi, che sono pure state fatte probabilmente, delle analisi più approfondite, però si vedono già anche qui delle fratture molto, molto grosse. Questa invece è una fotografia scattata dalla diga, la forra della diga. I calcari sempre lì, abbastanza fratturati. Ecco, come si forma la gola carsica, che poi c'è la gola che dà vita, diciamo, a questo geosito, tra virgolette, che noi poi caratterizziamo come geosito. Si forma, è sostanzialmente una valle carsica, cioè una valle che si forma sì grazie all'erosione meccanica degli agenti atmosferici, delle acque, di lavanti, ma soprattutto grazie all'azione chimica, quindi alla dissoluzione chimica del calcare. Il carsismo è un fenomeno abbastanza marcato nelle nostre zone. Fenomeni carsici sono anche quelli che vediamo nelle grotte che non distano molto da qui, sulla montagna, i vupuli, che hanno una vocazione diciamo speleologica, non turistica purtroppo, perché non sono di facile accesso, però si formano per lo stesso fenomeno, o meglio, per lì il fenomeno è diciamo ipogeo, è interno alla terra. In questo caso il fenomeno è epigeo, cioè è esterno. Quindi la dissoluzione genera queste vallate carsiche, dette carsiche. Questa è un'immagine, diciamo, una fotografia della diga che fa vedere una copertura di gunite sul calcare fratturato. La gunite è un di ricoprimento di gunite, ma insomma il tutto non è servito, perché alla fine le perdite c'erano comunque. Queste sono altre immagini di gunite, questa l'abbiamo già vista prima. Questa è una panoramica che ci fa vedere, diciamo, la differenza di morfologia tra quest'area, qui non si vede forse tanto bene, qui si vede meglio, tra quest'area che è caratterizzata dalla presenza di arenate, di rocce più dolci dal punto di vista, usiamo questo termine, dal punto di vista dell'erodibilità, rispetto ai calcari, che come il Topo San Pietro Piloni, che è questo qui, o la forra, che invece hanno una morfologia più acquilina, più marcata. Ecco, questa l'ho messa particolarmente, si esce un po' fuori dal nostro geosito con questo. Ma allora, prima di tutto vi dico che, per esempio, qui ci sono anche fenomeni che si generano su queste rocce, fenomeni di crioclastismo, che comunque, diciamo, dovuti all'infiltrazione di acqua. Cioè, praticamente l'acqua si infiltra nelle fratture, nelle rocce, che sono, diciamo, proprio le fratture determinano anche un'accentuarsi del fenomeno carsico, quindi la dissoluzione, perché l'acqua riesce a permeare più facilmente nelle fratture. E oltre a questo si genera un fenomeno di crioclastismo, cioè l'acqua entra nelle fratture, si ghiaccia, quindi si espande, e questo espandersi diciamo frantuma, tra virgolette, la roccia all'interno della quale è quindi fasi di, diciamo, di alternanza di congelamento e scongelamento poi determinano una fratturazione superficiale, e quindi abbiamo sui versanti, oltre al detrito normale, di disfacimento normale del versante, anche un detrito che deriva da questa
la stazione. Questa fotografia l'ho messa per mettere in risalto anche questo aspetto che sta qui, sta fuori dal geosito, però ho voluto comunque rilevarlo. Cioè in pratica questo rilievo che noi vediamo, sicuramente molti di voi l'hanno visto, l'hanno osservato tante volte, questa striscia bianca che si trova a est dell'abitato di Muro Lucano, beh, questa striscia bianca non è nient'altro che uno specchio di faglia anche abbastanza spettacolare, di una faglia diretta abbastanza spettacolare, ci sono stati lì vicini abbastanza, c'è un rigetto, c'è uno spostamento abbastanza marcato. Ed è una situazione che si verifica in questo tipo di litologia nell'Appennino meridionale. Questo era un quadro abbastanza generale dal punto di vista geologico del geosito. Chiaramente spero di essere stato abbastanza, poco tecnico e molto divulgativo, nel senso che voglio trasmettere delle conoscenze più che insomma altro. L'importanza di questo geosito, ribadisco, sta nel fatto che è una valle carsica molto bella, molto spettacolare, in cui si riconoscono dei fenomeni geologici e geomorfologici importanti, che è presente anche in altre aree limitrofe, penso alla Gola del Platano, e però questa è la particolarità dell'interazione con l'uomo e della vocazione di libero. Io vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto... che invece ci parlerà degli aspetti storico e culturali del Cesare. Allora, iniziamo comunque a parlare degli aspetti antropici del sito. Lo dico molto rapidamente, avevo detto che mi faceva piacere di questo convegno, anche perché mi sono battuto, ahimè, come ripeto a dire. Ripeto questo ahimè, perché purtroppo l'idea di fare un parco dove inserire sia gli aspetti geologici, gli aspetti storico-culturali è in qualche maniera franato, voglio usare un termine geologico, per il fatto che c'è stata secondo me una cecità completa da parte degli interlocutori di questa idea. Parto da un'immagine che non ha niente a che vedere con le rive, voglio saltare tutta una serie di fasi storiche del nostro territorio, non mi voglio tediare sugli aspetti relativi alla fase preistorica, alla fase protostorica e alla fase lucana, ma voglio parlare però dell'età romana, perché in qualche maniera, un po' per dire la gente, naturalmente non è specialista di archeologia e di storia, si fa una gran confusione tra il sito di Muro, cioè l'origine del sito di Muro, e la vecchia Lumistro, cioè la città lucana di cui avevamo informazioni storiche, che è posta giù nella vallata, come faccio un portatore qui, nella vallata siamo più o meno in questa zona qui, la zona di Ponteggiavole, questa parte qui della. Ho indicato delle freccette in maniera molto artigianale, non sono esperto di PowerPoint, però insomma, me la cavo con cuore, e ho messo alcuni siti di età romana, il sito di Prato, siamo sempre nella vallata, dove abbiamo individuato una villa romana, e poi abbiamo due ville romane qui nella zona tra Sant'Antonio Casalini e Bella, Masseria Tarantina e Masseria Rado. In più già abbiamo un'ulteriore riga sull'altra sponda della fiumana di Muro, che è il sito di Pallegna. Vi dico questo perché dalla caduta di Lumistro, dall'abbandono della città di Lumistro dopo la seconda guerra punica e quindi dalla romanizzazione del territorio, passano diversi secoli fino al tardo antico, all'alto medioevo, per arrivare al sito di Muro. Cioè all'origine di Muro passano in pratica 10 secoli, cioè 1000 anni, e quindi molte volte nella prospettiva storica la gente restringe questi spazi che sono ampi. È come quando, io lo ripeto sempre, come quando in lontananza due case molto lontane tra di loro, per una questione ottica le vediamo vicine.
bisogna, diciamo, una prospettiva storica, cercare sempre di capire queste lunghezze. Vai avanti, Sergio. Diciamo, vi ho fatto vedere dei siti, una panoramica generale del territorio, ci sono invece siti, sempre di età romana, proprio al di sopra di questo burrone dentro delle ribe. Io parlo non con termini geologi, burrone delle ribe. Abbiamo questo sito che noi abbiamo individuato nelle condizioni fatte tra l'80 e l'81 di Pantanide. Sono stato io, allora ripeto che non faccio sono. Vi do prendito, abbiamo poi quest'altra area che si chiama Gauzzano, abbiamo l'area delle Marze, Madonna del Dito e poi più avanti Capodigiano. Purtroppo per un'immagine che non comprende, sono foto che ho scattato l'altro giorno dalla terrazza, non comprende altri due siti in questa zona qui, Citerano e San Maffeo. Citerano e San Maffeo si trovavano più o meno nell'area dove poi nella costruzione della diga artificiale si è creato il bacino, guardi che esistevano dei casali citati anche dal nostro storico locale Martuscelli, che erano dei casali probabilmente legati al periodo tardo romano e alto medievale, come pure la zona di Gauzzano, da cui proviene una delle stele funerarie che voi vedete nel cortiletto di accesso al museo. Nella zona delle Marze abbiamo una grande villa romana solo parzialmente scavata. A Madonna del Dito l'ho voluto indicare perché abbiamo elementi architettonici relativi probabilmente a un monumento funerario vicino a questa chiesetta. Se vai avanti con l'immagine, Sergio. E qui poi a Capodigiano avevamo una grande villa. Naturalmente vi parlo di un'epoca precedente a quella dell'origine del paese, però è inutile capire queste cose perché già capite da questa questi insediamenti multipli in un'area ben concentrata vi fanno capire che è un'area che ha un rapporto con l'alto medioevo e soprattutto in età romana c'erano anche delle strade di mezza costa che poi continuavano nell'interno della regione e quindi si preferiva, ci stavano insediamenti di mezza costa perché terreni meglio coltivabili, si coltivava l'olivo, la vite. È una zona soprattutto ricca di acque, lo diceva già prima Salvatore, è una zona ricca di acque e quindi da preferire nell'insediamento soprattutto di quest'epoca. Vi parlavo di Capodigiano, che adesso la vediamo in questa sua conformazione, ma Capodigiano nasce proprio lo stesso toponimo Capodigiano deriva dal fatto che lì esisteva una grande villa che noi abbiamo individuato proprio sotto la chiesa di Maestro Salomo, la chiesa di Magisetta che sta a Capodigiano. Se vai avanti vediamo, ecco, questa è la chiesetta di Capodigiano, è una chiesetta molto antica, ripresa dal Salomo, ma era presente già una prima cappella in questa zona qui proprio in fase alto medievale, ma nella ristrutturazione fatta i fondi della 219 noi abbiamo individuato tracce delle murature di una grande villa su cui poggiano proprio i muri perimetrali, alcuni muri perimetrali della chiesa e non abbiamo testimonianze e tracce epigrafiche, però è probabile, anzi quasi certo, che Capodigiano come toponima nasce da Capitinius, Capitiniani, cioè il fundus, il latifondo intorno alla villa prendeva il nome del proprietario e quindi abbiamo il nome con l'aggiunta del suffisso anus avevamo il nome del proprietario, quindi è il fundus Capitiniani. Perché Ottaviano nel napoletano nasce perché era il fundus Ottaviani e quindi in questa situazione avanti con le immagini, tra l'altro cosa abbiamo oggetti reperti di probabile derivazione romana, questi due leoni e il terzo che vediamo sul fianco, vai avanti con l'immagine, e gli altri due, quattro, dovrebbero
decorare un grande monumento funerario, probabilmente relativo anche ai proprietari della villa, e parliamoli di questo grande recinto. Avanti, ecco. Ho creato tutte queste immagini e ho disegnato un po' il percorso. Questa è la, diciamo, la forca e la, il burrone delle ripe, e il burrone delle ripe, qui appunto è Capodigiano. Che cosa succede? Allora, tutta quest'area che io vi ho fatto vedere era riccamente, diciamo, abbastanza densamente popolata in epoca imperiale e tardo imperiale. Ad un certo punto, che cosa succede? Succede che nella devo dirlo molto rapidamente questo, perché se no non riusciamo a cogliere il discorso. Con l'invasione, con il dominio longobardo e con il Ducato di Benevento, diciamo, il dominio arriva fino alle propaggini settentrionali della Basilicata. Avevamo due importanti gastaldati. I gastaldati erano unità amministrative, erano vassalli del re, del principe longobardo. I gastaldati più importanti erano quelli di Eccellenza, che era al confine col dominio bizantino, e il gastaldato di Conza. Conza è questo grande centro diciamo, antico, dove sia già in epoca romana vi era un importante centro, che è stato riscoperto subito dopo il terremoto con ulteriori scavi, ma era anche il sede importante del gastaldato di Conza. Che cosa noi notiamo nel territorio di Mura? Abbiamo tutta una serie di torri, tra cui la torre che io ho segnato qui, che è la torre settentrionale del castello di Mura, quello che dà sul burrone. Abbiamo poi altre due torri che noi abbiamo individuato con un ufficio alla Rocca, guardate il nome, quello che chiama, e Costa la Rocca. Sono altre due torri che erano una serie di, quelli, di un sistema difensivo meridionale di Conza, che aveva in Castelgrande il castello più grande di questo sistema difensivo della parte meridionale. E quindi l'origine del castello nasce intorno a questa torre longobarda. Allora, diciamo, noi abbiamo una serie di insediamenti che ho fatto vedere qui, quindi è molto probabile che sia le informazioni che ci danno al Duscere dei Casali, di Cicerano, di Gauzano, di San Maffeo, di Capitignano, erano casali che erano collegati agli antichi insediamenti romani, ma parte di questa popolazione probabilmente diciamo, inizia ad insediarsi in questa zona qui. Naturalmente una torre posta in questo punto non aveva, noi conosciamo, noi da Mureti conosciamo la natura dei nostri luoghi, non abbiamo sorgenti su questo costume. Quindi la cosa importante era innanzitutto la possibilità di avere delle risorse di acqua, e quindi l'acqua l'abbiamo solo sull'altro versante, come vi dicevo prima, tutta una serie di piccole sorgenti, tra cui questa fontana delle ripe che ancora è presente, probabilmente con diversi rifacimenti, ma che doveva essere il punto. E naturalmente questa strada che noi vediamo scendere giù era la strada che naturalmente aveva gli interessi anche agricoli in questa zona, ma soprattutto era la strada di collegamento anche all'acqua. Andiamo avanti. Sì, qua adesso ritorno indietro, ma devo dire un'altra cosa, Sergio. Io poi diciamo, non sono molto organizzato nelle conversazioni. E niente, la fontana in questo punto è, diciamo, che la strada, secondo quella che è la mia ipotesi, perché su questa strada non si è fatta, non abbiamo assolutamente alcuna notizia, però io delle ipotesi che ho fatte, l'ipotesi che mi sono fatta è questa: noi abbiamo un primo tratto che è quello che scende dalla cattedrale, io lo dico soprattutto ai muleschi, magari faccio vedere le immagini, dalla cattedrale, dal castello, scende giù al pianeta, che è questa strada qui, che secondo me in origine, diciamo, arrivato alla zona del Pianello, il percorso arrivava fino alla piazza del Pianello, all'attuale piazza del Pianello, e poi scendeva per il percorso che noi conosciamo adesso. E diciamo, proprio intorno alla strada, dopo un primo insediamento diciamo, sul tocco di San Nicola, piano piano si è organizzato intorno a questa grande curva, e infatti proprio la parte del tornante corrispondente all'attuale piazzetta del Pianello. Di piano che cosa c'è? Non c'è nulla, perché è tutto appoggiato sul burrone, veramente c'è stato un bel sistema difensivo
diciamo, del centro, però è chiaro che rispetto agli altri tratti stradali è il tratto maggiormente accessibile se noi immaginiamo quello spazio senza le case, e quindi è probabile che anche il toponimo deriva da questo. Io non credo che a valle, cioè nella parte settentrionale, ci fosse un muro. Il muro non era necessario. Il muro era dato dalla stessa Costituzione a schiera delle case sul burrone che difendeva naturalmente, quindi l'unica possibilità di accesso al borgo era attraverso diciamo la strada, e quindi sulla strada nasce una porta in questo, nella parte finale del borgo, ed è una porta che sta tra case, perché intorno è tutto burrone, quindi non c'era necessità di un vero muro di fortificazione, mentre il muro è probabile che sia qui dove accessibilità è maggiore. E quindi quello che dice in una sua informazione Martuscelli, che lo riprende da un manoscritto che lui aveva trovato, la porta cosiddetta Ianoa, che era la porta meridionale. Andiamo avanti. Anzi, torniamo un attimo indietro, l'ultima cosa, e poi riprendiamo. Io vi ho segnato questa strada in blu e poi vi è questo trattino verde. L'idea che mi sono fatto è che, io non vi ho detto quando io credo possa essere nato il paese, io credo che sia nato intorno tra l'ottavo e gli inizi della prima metà del nono secolo dopo Cristo, per il fatto che è proprio di quell'epoca la costruzione di quel sistema difensivo longobardo, e quindi sarà stato bisogno di alcuni decenni per il borgo nasce in quel periodo. Io credo che la strada originaria, diciamo nel tratto finale prima del ponte, avesse invece un andamento, scendeva fino giù al valore, non ci stavano le capacità tecniche per poter costruire un ponte diciamo di dimensioni maggiori con uno spazio, cioè, con una gambata più grande, e che quindi dovesse essere un ponte in legno. E poi diciamo, ho anche intuito da alcuni altri aspetti che questa è una, è, diciamo, può essere una buona ipotesi, e solo in un secondo momento si amplia la strada e si crea un nuovo ponte. Andiamo avanti con le immagini. Diciamo, lungo questo percorso poi, questa è l'immagine più ravvicinata, questa è la strada che scende dalla cattedrale fino al pianello, qui quello che io penso arriva qui, la strada in Cina, prima della costruzione dell'abitato. E poi abbiamo una serie di mulini di cui parleremo dopo. Quello che dicevo prima, questo è il ponte che poi vedremo nell'immagine, questo è il ponte in mulatura, è un ponte veramente eccezionale, e qui al di là dell'aspetto geologico noi abbiamo degli elementi, dei manufatti unici credo in Italia meridionale. Una strada di questo tipo, rupestre, con costruzione originale, informazione l'unica apertura di informazione c'era ancora il Martuscelli, che ci dice che lui sa di questo blocco, di questa epigrafe che poi è scomparso, che era posto sulla spalla del ponte, dove veniva scritto che la strada fu costruita grazie al parroco Ottone, e quando dice il parroco non dice il parroco come ecclesiastico, parla della comunità del borgo, quindi il borgo nel momento della costruzione è già cresciuto, ha delle potenzialità economiche e finanziarie da allargarsi questa strada, aveva necessità di allargare questa strada e di costruire un ponte per non scendere fin sotto qui dove in precedenza si scendeva. Quindi dopo due secoli diciamo, lui parla anche di una data, Martuscelli, che questa iscrizione riporta la data del 1100, quindi siamo a cavallo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, e ci parla anche di chi l'ha costruito questa strada. Sono dei maestri guelfitani che vengono chiamati dalla comunità della nascente Muco, e si chiamavano Giobbe Musanere, Giobbe Cito, che erano i maestri, e Ingo, che era il capo maestro. E andiamo avanti nell'immagine. Ecco, questa è una visione della strada come avevamo visto prima nella foto dall'alto, che scende giù al pianello. Qui è la zona della porta, quindi vi rendete conto, queste sono le, diciamo, la strada costruita nel 57, questo è il ponte voluto da Nitti,
Questa strada è stata così dagli inizi del Novecento di collegamento al borgo con un nuovo ponte, ma dovete immaginare che tutta questa zona era attività sul burrone, quindi non c'era assolutamente necessità di difesa su questo lato. L'unico accesso era appunto dalla porta, a questo punto qui. La strada poi continua in questa maniera e gira, adesso vedremo anche delle altre immagini. Avanti. Ecco, questa è la zona della porta, dove, che ancora attualmente è chiamata porta, quindi c'è questa memoria, e probabilmente in questo punto c'era la porta di chiusura del lato meridionale. Avanti. Ecco, questo è il primo tratto che scende dal borgo, come vi dicevo, una strada rupestre. Io, diciamo, anni fa, quando avevo questa idea del parco, mi sono misurato tutti i gradini, ho visto come era fatto, e diciamo, i gradini sono più o meno hanno una lunghezza della pietata omogenea, sono alti i gradini 20-25 cm, ma hanno una lunghezza della pietata di 1,60-1,40 m, che non è adeguata al passo dell'uomo. E al di là dell'aspetto, diciamo, di scendere piano piano contornanti, è un passo adeguato al passo del mulo o dell'asino, il che significa appunto che l'asino e il mulo portavano, oltre, diciamo, alle vettovaglie, a quelle che le produzioni agricole, soprattutto l'acqua con i barili dalla fontana più in basso. Avanti. La cosa interessante è che è proprio quasi tutta scavata nella roccia. Avanti. Ecco, questo, diciamo, dopo aver superato questo è il punto più stretto, qui io credo che, vi faccio vedere poi delle foto, che abbiamo testimonianze che Ingo, Giobbe Musaneri e Giobbe Citi, tre maestri persitani, operarono non solo sul ponte, ma nel 1100 allargarono nei punti più difficili della strada, e vi faccio vedere le murature che hanno le stesse caratteristiche tecniche costruttive del ponte. Avanti. Ecco, questo è il ponte, vi dicevo che c'è una campata, c'è un'altezza di 20 metri, in questo punto è una larghezza di più di 12 metri, con tutta la ciottolata originale, ancora tutto conservato. Questo è l'ultimo tratto della strada rupestre. Vai avanti, Sergio. Ecco, vi dicevo di questa, un'altra cosa, una delle prove della mia ipotesi delle due strade, la strada più antica, poi migliorata con questo ponte, è dato da questo mulino. Questo è il primo mulino che io ho definito mulino A, ed è il mulino secondo me più antico. Perché il mulino più antico? Vai avanti nell'immagine. No, ancora. L'ho ripreso, vai. Ecco, torno indietro. Allora, questo, diciamo, scendendo sulla sinistra del ponte abbiamo questo canale, adesso interrato. In pratica sono dei canali di derivazione che si usavano in antico per i mulini. E i canali di derivazione servivano per portare acque da punti più alti attraverso la roccia, quindi si scavava direttamente nella roccia il canale per portare l'acqua al mulino. Non vi ho detto prima, per non allungare troppo il brodo, ma io ho individuato altri due mulini che non sono in questo punto, ma sono nella parte terminale verso la centrale idroelettrica. Due mulini che ormai sono completamente interrati, e per uno di questi ho trovato un'analoga, l'ho visto dall'alto, un'analoga elemento manufatto, che è questo canale di derivazione. Interessante quello di Valle, il canale di derivazione parte molto più a monte, quindi pesca dal pieno dell'acqua del torrente per portarlo a 200 metri più in basso. Diciamo, in pratica il canale parte proprio dall'alveo del torrente, e quindi l'acqua scende al mulino. E questa era di proprietà delle monache, l'ultima proprietà è stata data. Perché questi mulini, io non ve l'ho detto, sono veramente dei moltiplicatori di ricchezze, oltretutto di controllo sociale. Voi sapete bene che sia i baroni, sia i feudatari che gli ecclesiastici vivevano di rendite, cioè i contadini erano obbligati a dare la decima, a Murra era un'ottava, ancora si pagava ancora di più. Quindi, diciamo, i proventi, oltre a costruirsi palazzi, a vivere bene, i proventi, il surplus, veniva reinvestito in attività industriale. Questa è la maggiore attività industriale del Medioevo, la molitura. Ecco, la molitura ci sta in controllo sociale, perché si conosce la produzione del singolo agricoltore. Avanti. Ecco, il canale di derivazione che era qui,
sfocia, diciamo, sotto la spalla del ponte in questo punto qua, per continuare qui e poi per caduta far funzionare il primo mulino. Ma vedete che qui non è, si è spaccato, il ponte è stato costruito rispettando questo canale, il che significa che se il ponte è del 1100 il mulino è precedente. Il mulino poi viene a ritrovarsi in un sistema nuovo idrico che si ricollega ai mulini superiori, perché tutti e cinque i mulini che adesso vedremo sono collegati da un unico canale di alimentazione, per cui anche la lavorazione era collegata tra di loro. Avanti. Ecco, questo è il ponte che vi dicevo io. Ecco, vi dicevo, vabbè, siamo arrivati qua, possiamo ritorno a questa muratura che avevo qua. Vabbè, vai avanti. Ecco, il ponte, da quest'altro lato, vai avanti ancora. Vi dicevo dell'ipotesi, in quella stretta gola dove la strada è molto più scomoda, è molto più stretta perché c'è uno sperone roccioso, vedete ci sta adesso, ci sta questa muratura che amplia l'ampiezza della strada. Io ho controllato le malte, sia la malta di questa muratura che quella del ponte sono le stesse tecniche costruttive, la stessa, quindi è un'opera unitaria, omogenea, che supera l'ultimo tratto, il più scomodo, che scende giù nel vallone, accorcia il percorso ma migliora. Questo a me sembra una banalità, ma dovete immaginare che dietro questo c'è il segno di una ricchezza, il paese sta crescendo, la diocesi di Muro abbiamo notizie nel 1050, la cattedrale è tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, Muro sta diventando una città molto grande, molto ricca, tant'è che poi Saulo, il maestro famoso murese, nasce poco dopo e sarà uno dei più grandi architetti del romanico meridionale. Avanti. Questa è sempre la stessa muratura vista dall'altra parte, vedete come viene ampliato il primo, questo tratto, per una buona metà viene ampliato. Avanti. Qui diciamo siamo già sull'altra sponda e abbiamo, vedete, ho mostrato queste immagini, qua sono molto arrabbiato perché in origine questo è stato fatto sempre per il restauro, per le norme di sicurezza, però diciamo esagerando, si è allargato con il cemento, si è fatto il restauro un po' così. Diciamo, non diciamo oltre. Abbiamo il secondo mulino, il mulino B, quello che io chiamo mulino B, vai avanti Sergio. Mulino B, con mulino B vi spiego anche come funziona un mulino, sempre molto rapidamente. Sono troppo lungo, i mulini sono di due tipi, quello è tipo il mulino bianco che è a ruota verticale ed era adatto per luoghi tipo le Alpi, i grandi fiumi, perché aveva una potenza, quindi era una macchina che si poteva macinare, non ricordo bene, ma diversi quintali all'ora. In Italia meridionale in genere, dove diciamo, le capacità delle nostre torrenti, dei nostri fiumi sono ridotte, il mulino è di tipo orizzontale, cioè noi abbiamo una ruota che qui è sparita in questo mulino B, in questo punto, questo diciamo, è la bocca finale di questa torre, dove all'interno c'è un canale a caduta e ci stava una ruota con delle pale che venivano mosse da quest'acqua. Vai avanti nella foto, con la foto. Ci stava poi l'ambiente, questo è l'ambiente interrato, l'ambiente superiore poi attraverso un mozzo metteva in movimento la macina superiore per la molitura. Naturalmente è molto più, non è potente come la ruota verticale, si produce, si fa una molitura più ridotta. Avanti. Ecco, questa è nel mulino C, ma ve lo faccio vedere, a monte del mulino c'è la torre, all'interno della torre c'è questo canale questo canale per la caduta dell'acqua e poi c'è stata la vasca di conservazione dell'acqua. Naturalmente i vicoli d'acqua non potevano permettere un movimento, quindi c'era una prima raccolta in questa grande vasca, si apriva la paratia e attraverso la paratia scorreva l'acqua giù nell'ambiente della molitura vera e propria. Questo è il mulino C, il terzo mulino. Avanti, cerco di essere più rapido. Questa è sempre la visione della torre.
questa è la fontana delle Libbie, così come si è conservata adesso, anche, con, anche qui devo essere polemico sul restauro, che è stata, io avevo degli scatti precedenti, era, no, si usa troppo cemento, e il, diciamo, è una fontana nella, in questa conformazione che credo sia di 3-4 secoli fa, ha una volta a bottino, qui c'è la raccolta delle acque, e vedete questa pietra che ha la dimensione, cioè alla base di un barile, cioè il barile veniva appoggiato su questa, questa parte circolare, quindi si riempiva l'acqua e quindi veniva poi trasportato attraverso gli asini e i muli. Vai. Questo è, diciamo, sempre quel mulino C, e questa è la vasca con la torre, vai. Questa è sempre quella vasca che attualmente è un orto, vai. E qui poi, diciamo, nel tratto più in piano, perché a volte del terzo mulino c'è un tratto in piano dove si poteva impantanare la sorgente iniziale, e solo in questo punto si conserva ancora questa canaletta per lo scolo delle acque. Avanti. Diciamo, ho rimesso la piantina qui per farvi capire che la strada, noi siamo in questo punto, questo è il tratto in piano, dove abbiamo visto il terzo mulino, e qui, diciamo, la strada sale verso Capodigiano, in parte ripreso dalla strada provinciale attuale. In quest'altro punto invece la strada va verso, questo è l'arco parabolico della, che adesso vi farà vedere l'architetto Nardiello per la condotta delle acque, e qui abbiamo l'altro percorso, un percorso che si collega ad altri due mulini. Questa linea gialla invece è un altro percorso stradale che porta verso le zone agricole a monte dell'attuale lago. Vai avanti. Ecco, qui siamo a quel bivio, a questo bivio. Questa è la strada per gli altri due mulini, e questa è la strada che ancora si conserva, perché l'attuale sistemazione della strada, non mi sono dimenticato di dirlo, in questo punto non l'ha ripreso, probabilmente anche per ignoranza rispetto allo studio della strada, e ha ripreso invece un percorso moderno, che è quello creato dopo il ponte, la costruzione del ponte voluto da Nitti, e che è un po' prima, ma quella è una strada assolutamente moderna. Avanti. Questi sono gli altri due mulini, questo è l'arco parabolico di cui vi parlavo, qui abbiamo il quinto mulino, quello che chiamo mulino D, e qui si intravede la torre del mulino E. Avanti. Questo è il particolare del mulino D. Avanti. Ancora. L'ultima cosa che non ve l'avevo detto prima, un altro opificio era una gualchiera, di cui abbiamo informazione anche dall'archivio, da notizie d'archivio. Io non vi ho detto che quando il feudo di Muro fu infeudato da Carlo I d'Anciò, dopo la caduta degli Svevi, nel 1269 il Carlo I d'Anciò consegnò la città di Muro e tutto il territorio a questo Pietro Ugo, che era un parente di Carlo I d'Anciò, e a un certo punto l'anno successivo questo Pietro Ugo si arrabbia e fa un reclamo al re dicendo che, diciamo, quelli che erano i possessori, diciamo, che la gente non gli paga quelle che sono le tasse, e tra queste tasse ci stava il proventus molendinorum, cioè la tassa sulla molitura. Quindi questa notizia, ma parla anche della qualchiera, queste notizie ci danno l'idea che sono, visto che ci sta anche questa tassa, che sono tasse ancora più vecchie, che siamo in epoca normanna. Qui l'ultima traccia, purtroppo, sempre per ignoranza, era già interrato, ma hanno fatto un rifacimento moderno. In questo punto abbiamo questi archi, che è un canale di derivazione della gualchiera che stava proprio a fianco alla chiesa. E quindi questo è l'ultimo ufficio. Io mi fermo qui, credo di aver già finito. Grazie, dottor Pagliuca. Adesso l'ultimo intervento è quello dell'architetto Alfredo Nardiello, finalmente, che invece ci parlerà dell'invaso di Collocano, della terra di Collocano. Allora, buongiorno a tutti, io sono l'architetto Nardiello, sono arrivato, ci sono. Allora, la mia tesi è una tesi di laurea di architettura. Era, diciamo, finalizzata al recupero architettonico dell'invaso di Collocano. E qui vedete queste due foto che ho recuperato,
Perché chiaramente quando si va ad analizzare un oggetto architettonico è fondamentale conoscere la storia, anche per capire le motivazioni che hanno spinto le menti a concepire quell'oggetto. E qui abbiamo queste due figure che sono Nitti e l'ingegnere Giacomo Deo. Allora, bisogna fare un quadro su quella che era, diciamo, la condizione italiana agli inizi del Novecento, perché l'energia idroelettrica era considerata in quel periodo storico come la più grande risorsa energetica per l'Italia, l'unica possibile risorsa energetica, quando l'Italia appunto non era una nazione ricca di petrolio, di carbone, anzi più che petrolio in quella fase. E Nitti in quel periodo storico, quindi parliamo del governo Giolitti, il quarto governo Giolitti, divenne ministro dell'industria e dell'agricoltura ed era eletto qui a Molucca, quindi insomma un politico importantissimo. Era un convinto meridionalista ovviamente, ma soprattutto considerava e pensava, si batté per un'energia idroelettrica pubblica, quindi lui pensava, credeva che dovesse essere lo Stato ad investire nelle centrali, nelle dighe e non solo. E faccio anche un'altra premessa. Perché all'epoca era possibile costruire un impianto idroelettrico? Era possibile costruire un impianto idroelettrico perché si potevano costruire gli elettrodotti, cioè si poteva trasportare l'energia. Senza di questo l'idroelettrico non sarebbe stato possibile. Murlucano era la centrale di Murlucano, distribuiva energia elettrica a tutti i comuni del circondario, Scopagano, fino a Potenza. E quindi Nitti si adoperò affinché questa energia fosse gestita dallo Stato e realizzata da questi impianti dello Stato. Angelo Modello invece, milanese, ingegnere, nipote di Marcegalli, che sarebbe diventato poi sindaco di Milano, era insomma un esponente dell'industria del nord, e quindi era per la privatizzazione dell'energia elettrica. Ci fu questo scontro acceso, diciamo, tra questi due concetti di fare energia, e vinsero gli industriali. Come per, diciamo, chiaramente si adeguò e cambiò, diciamo, idea, e dopo questo cambiamento di Nitti, il ministro Nitti, nacque la diga di Morlucano. Quindi perché vi dico questo? Nel 1911, insomma, ci fu questo accordo, nell'estate del 1911, tra i due. Perché praticamente questo chiaramente è un po' di dietrologia, non è che è una ricostruzione storica che io ho fatto, non sono uno storico, sono un architetto, non ho dovuto farla perché mi è servita per capire le motivazioni che hanno spinto la costruzione di questi impianti. In sostanza questo accordo diede la possibilità a Nitti di costruire questo invaso nel suo sud e quindi nella sua zona, perché credeva fortemente nello sviluppo industriale tramite l'energia, è ovvio, l'energia muove tutto, no? E Omodeo progettò questo impianto, progettò l'impianto di Muro, il progetto è il suo, il più grande ingegnere dell'epoca, progettò questo impianto, però poi scappò, perché poi di lui non si è più avuta notizia riguardo all'impianto di Muro Lucano, e in questo accordo ci fu questa realizzazione di questo impianto che nacque in una zona, probabilmente ci hanno detto i nostri amici geologi, perché non era proprio il massimo per quanto riguarda un invaso idroelettrico, perché comunque sappiamo bene che i calcari fortemente fessurati perdono, cioè l'acqua per chi fa energia idroelettrica è come il petrolio, è ricchezza, se tu la perdi non produci energia. E infatti si iniziò a costruire l'invaso nel 1914, se si può anche andare avanti. Questa è una linea proprio, la centrale è un elettrodotto che porta la corrente a Pescopagano. Quindi noi davamo la luce a Pescopagano, Castelgrande Pescopagano. C'è ancora avanti? Ecco, questa è la fondazione, è una foto dell'epoca, è la fondazione, è una diga d'arco a raggio costante, che sono questi tipi di dighe, viene considerata un grande invaso perché il corpo lì è più alto di 15 metri e l'invaso, diciamo che molto ottimisticamente conteneva circa 8 milioni di metri cubi d'acqua, ma non è mai arrivato a questa capacità, e fu costruito per getti di conglomerato cementizio successivi, strati successivi, che lavorano come degli archi fondamentalmente, che sono appoggiati alle due sponde talcare, e questa è la prima fondazione del 14, 1914.
Nel frattempo, prima di questa data, fu costituita una società, ci stava Pistolese, c'erano personaggi anche di Milano, ci stava Fenzo Fenzi, un nome per strano, fu fantasia chiamare una persona, chiamano di cognome Fenzi, chiamano Fenzo. E comunque ci stava, era raggruppava un po' di intelligenze da tutta l'Italia, e si iniziò a costruire il 14, che qui scorre cortesemente, questa è una foto, la ditta costruttrice era la ditta Buona Sorte di Potenza, e questo che vedete sotto è lo scarico di fondo. Adesso vedete lì all'impianto, la diga, ci sta sul fondo della diga, c'è un casottino praticamente, e lì c'è questa, da lì fuoriesce lo scarico di fondo, che oltretutto è completamente interrito. Perché? Perché sono una serie di problematiche che andiamo avanti con le immagini. Ecco, questa è sempre una struttura. Ora qui c'è praticamente lo sfioratore, però all'epoca fu costruita questa imbalcatura per arrivare sul punto della gola dove incominciava a gettare il conglomerato. Oltretutto fu costruita tra il 14 e il 16, quindi la prima guerra mondiale, difficoltà di approvvigionamento dei materiali, però nonostante tutto l'opera funzionò, andò avanti, scantiere andò avanti. Ecco, queste erano strutture, diciamo, delle gru, delle carrucole, dei sistemi, insomma, dell'epoca per trasportare i materiali, le chiaie, quelli erano gli operai, credo, qui a Muro ci sono diversi cognomi che sembrano sardi, credo che risalgano all'epoca. Ma non per... Non per questo? Non per la diga, per le gallerie, perché erano per la scienza mineraria. E faccio delle condotte. Poi si sono sposati con lui e sì, poi esatto. Con cognomi di sardi. Io ricordo Keddu, per esempio, che non mi sembra proprio un cognome... Galau. Avanti. Ecco, questa era la diga quasi ultimata, un anno e mezzo circa, 54 metri dalla fondazione fino al coronamento, quindi è una roba importante. Quella è la seconda opera, l'opera di presa in sostanza, lo secondo scarico. Da lì, da quel casottino lì, partono una serie di gallerie che ospitano le condotte forzate, che fa in un salto di 173 metri portano l'acqua alla centrale. Avanti. Ecco, questa è fantastica, questa immagine. Avanti. E questa è la centrale. La centrale, dopo questo salto, ecco, questo è l'ultimo tratto della condotta. Due turbine. Ora non ricordo bene quanta energia si facesse in questo impianto, anche perché poi sono state smantellate, è stato smantellato tutto, però insomma era per l'epoca tanto. Avanti. Ecco, la centrale. Avanti. Ecco, questa è la galleria. Dietro. Questa qui? Sì, quella casa che vedi là sulla sponda è il resto di una delle due. Quello là dietro? Sì. Ah, ok. Sì, infatti questa lì. Questo è il canale appunto dei sardi, con la condotta. E questo è il tubo piezometrico.